Sì, buongiorno. Blu. Sono le ultime puntate di Agorà Invernale, poi partirà l'Agorà Estate, che vi raccomando di continuare a seguire ovviamente. E noi siamo voluti tornare dove eravamo già stati, non per compiere un delitto, ma perché quello è un posto che, esatto, sul quale continuiamo, se voi dobbiamo, continuate a seguire dobbiamo Agorà, posare e noi continuiamo attenzione a seguire. Vai, le Irene. Storie che abbiamo... Esatto, continuiamo a seguire le storie che abbiamo raccontato in altri momenti dell'anno. Qua siamo a Pisa, questa è la chiesa di San Francesco, una magnifica chiesa della fine del 200, che come vedete però purtroppo è tutta imbracata, è una chiesa che non è accessibile, che è chiusa. Da quanto tempo è chiusa? Scusa, chiedo a Gabriele di Guerra, di Forza Italia, di Forza Italia. D'Italia Nostra, chiedo scusa. Da quanto grande tempo lapsus è chiusa? È chiusa da aprile 2016, sono state messe le impalcature. Dietro questa sobria facciata si nasconde una delle chiese più importanti delle chiese francescane in Italia. Nel 1261, quando fu costruita, era la chiesa più grande francescana. Poi ve la faccio vedere. Fra l'altro, questa chiesa ha la particolarità che ospita le spoglie mortali del conte Ugolino, quindi anche, diciamo, ha anche questa particolarità. Ma perché noi siamo qua? Perché insomma in Italia di chiese o di luoghi d'arte importanti che però non sono accessibili e che sono in difficoltà ce ne sono diversi. Ma che cosa succede qua a Pisa, a San Francesco? Che qui i soldi per fare il restauro in realtà ci sarebbero, però non si possono usare. Dopo capiamo perché, dopo entriamo dentro la chiesa. Mi corre l'obbligo di precisare che siccome siamo a Pisa e qui c'è il ballottaggio, in questo caso il comune non c'entra niente, né quello passato né quello che verrà, perché la chiesa è di proprietà dello Stato, la segue la sovrintendenza e c'è una fondazione privata che ha assegnato dei fondi. Va bene, tra poco entriamo dentro e vi facciamo vedere quanto è bella e quanto è un peccato che non si possa accedere. E di soffrire con te, e poi ricordiamo che, se non erro, conte Ugolino fu messo nel girone dei traditori della patria, e poi c'è la famosa frase, no? La bocca sollevò dal fiero pasto. C'è Rinaldi che ride, che tra breve ci raggiunge. Sì, io veramente volevo andare a Pisa, perché siamo finalmente entrati con Irene nella chiesa dove è sepolto il conte Ugolino, proprio quello, e che è purtroppo in quelle condizioni. Esatto. Peraltro, diciamo, se parliamo di cattiveria, lì, diciamo, Serena, la cattiveria ce n'era tanta. Noi per entrare in questa chiesa, per entrare in questa chiesa dove, lo diciamo, non entra nessuno tranne coloro che fanno i restauri da 2 anni, quindi per noi oggi è un grande privilegio, un orgoglio, si sta parlando di orgoglio italiano in questi giorni. Questo sicuramente è una delle cose, come l'arte, una delle cose di cui essere orgogliosi in Italia. La chiesa, io sono qua con il sovrintendente, fra l'altro insieme ad altri ospiti, con il sovrintendente Muzzi ai beni paesaggistici e architettonici di Pisa e Livorno, che è venuto. Intanto l'importanza di questa chiesa e i rischi che sta correndo, in sintesi. Ma sull'importanza è facile. Avviciniamo noi alla cappella dei. Certo, è facile fare riferimento. Questa chiesa aveva la maestà di Cimabue, il San Francesco che riceve le stimmate di Giotto, che ora si trovano al Louvre e conserva tantissime, attualmente tantissimi capolavori. Noi siamo appunto di fronte alla. Questa è la cappella, della Girardesca, che fra l'altro è stata, per entrare subito in tema, è stata quella che ha avuto un crollo della copertura già sono circa 2 anni fa. Quindi è crollato il tetto della cappella. Non proprio il tetto, la parte superiore, e questo ha motivato un immediato pronto intervento che sta continuando un altro pronto intervento sempre sulle cappelle del transetto. Professore, perché noi abbiamo i caschetti? Che cosa rischia di frullarci in testa? Allora, la Chiesa è il malato e in effetti le sue condizioni si sono aggravate nel tempo, quindi noi abbiamo bisogno di un intervento strutturale sulla Chiesa che abbiamo calcolato di circa 3 milioni sui 5 milioni e 500 complessivi che servirebbero sul restauro. E questa sarebbe la cosa necessaria. Fra l'altro anche la criticità, nel senso che noi abbiamo già dei fondi del Ministero
in azione sulla Chiesa, ne avremo nel futuro, abbiamo già predisposto. Allora, la interrompo perché subito. Vi ricordate che noi eravamo già venuti, avevamo detto che la Fondazione Pisa, che è una fondazione privata importante a Pisa, aveva stanziato 2,4 milioni per il restauro di questa chiesa, servivano i soldi del Ministero, il Ministero ci aveva detto che i soldi li avrebbe dati, in effetti questi soldi ci sono i soldi della Fondazione Pisa, ci sono i soldi del Ministero, ma non si possono usare, perché c'è questa clausola della fondazione che dice insomma, che vincola questi soldi, come si fa a sbloccare? Ma allora non è una novità per nessuno che noi ci si muove in un quadro legislativo molto complesso, come che non è diciamo una cosa strana in Italia, fondazione, però allora siamo in continuo confronto, sì. Irene, è un'offerta purtroppo siccome adesso impedita da una clausola che nessuno può accettare, ed è una clausola nuova anche per la fondazione, nei precedenti finanziamenti non ci sono. Senti Irene, allora noi siccome noi abbiamo fatto speriamo il nostro Irene, a parte che sei bellissima col caschetto, a parte che noi il nostro dovere, siete tutti meravigliosi, il castello è una chiesa meravigliosa, anche in studio, tutti in studio, quello serve, guarda, quello, per entrare in Parlamento poi ne servirebbero 7 di caschetti uno sopra l'altro, ci entriamo subito in Parlamento, continueremo a tornare a Pisa fino a quando la chiesa non vedrà partire i restauri, perché davvero ci si stringe il cuore.